Amici da Dragon Ball Z, ben ritrovati qui con voi, vostro Sebastiano Manuti, passiamo a questo fantastico match dove Pitbull contro Ravenna Diablo Salfa. Recupero lampo di Ravenna Diablo Salfa con Steven, mamma mia, sto fadeaway all'indi così bellissimo. Fadeaway sganciato su Kelvin direttamente nel collo del piede. Botta quadrupla su Steven, mamma mia l'evoluzione. Steven invece è colpito. Inaspettato, Steven colpito. Io non l'avevo visto, l'avevi visto? Sì. Serio? Sì. Vabbè, comunque arriva la botta tripla, la risposta. Ah! Con Sonny come si butta giù sulle ginocchia. Intanto viene. La presa è valida, però. La presa è valida, cavolo. Qui i Pitbull hanno dimostrato che quando incauti avversari pareggiano la loro inferiorità numerica, sono fatti loro. E questa sarà da bippare. Botta doppia su Kame, che sceglie di buttarsi giù con i tiri che passano alti. Vicky e Jackie, la botta di Kame possente a cercare le caviglie di Jackie. Tiro. Ok, l'altro ha giudicato il rimbalzo. Steven che rientra. Kame, Steven, la connessione. Vicky, la serie di finte. Non va. Non va. No, che non va. Kelvin, ultimo rimasto. Lo vedo un po' in difficoltà. Si è complicato un po' la vita da solo. Alla diciamo. Fine passa malissimo i palloni. Io spero che arrivi di là. Arriva di là, ok. Kame, Steven. La connessione è abbastanza proficua. La giornata di oggi ha vinto quasi tutto. E Kelvin sbaglia. La prossima che sbaglia così, scendo giù lo picchio, così come l'ha preso. Secondo set, signori. Recupero di Vicky, recupero di Jackie. Arriva la cinghiata di Steven subito. Il tiro triplo dei Pitbulls che mordono forte. Oh mio Dio, catch paurosa di Steven in caduta, fuori di testa. Se non fa una perla set, quel ragazzo non è contento. Steven, Kame, la connessione con Vicky che ci mette le mani. Voleva provare a emulare il giocatore dei Ravenna Diablo, Salfa, ma non... Non, niente. Non c'è riuscito. Ok, abbiamo Jackie e Kelvin. Ricordiamo che Jackie ha un sole mani che è secondo solo a quello di Enrico Berti. Arriva la botta possente con Steven che... Botta possente, ma non abbastanza possente nel pensiero di Steven, che prende al volo il secondo tiro della sua partita. Ok, gioco fermo. Palla affidata alla Ceci e a Diana. Diana, Ceci, la connessione, Kelvin, il taglio possente, arriva il contropiede Belluino, non va. Il suono è stato importante. Mi sa che l'ha fatto qualcun altro. No, l'ha fatto lui. È vero? Sì. Ok. Steven e Kame a gestire con Kelvin che prontamente recupera il pallone. Alla fine passa di là, gli dà tutto per confonderli. E alla fine sbaglia sul mancino di Kame. Recupero lampo degli Alfa che hanno ora tre palle da gestire. Arriva la botta doppia su Sonny che prova un sole mani praticamente impossibile su Kame. Steven. Kame. Arriva la botta doppia ognuno sul suo. Un po' alla vecchia. Sonny è probabilmente rientrato di lato, però l'ha mascherato talmente bene che è rimasto dentro. Botta fuori il ritmo di Jackie. Vicky che tiene il pallone. Ancora una volta Jackie e Vicky. Jackie gira di là. Steven e Kame. La connessione. Arriva il cinghione doppio. Bella la difesa di Vicky che poi apre su Steven. Mamma mia, contropiede letale di Vicky che sceglie di rischiare tirando sulla pancia di Steven. Arriva la botta. Ancora di Vicky. Prova il volo, non va. E qui ancora una volta Jackie a gestire il gioco. Vediamo se ha aggiustato il suo tiro da fermo. Non lo sapremo mai. Sceglie addirittura di non farlo. Direi che comunque può essere una buona scelta. Così si mantiene attivo su tutte le palle al volo. Il tempo c'è. Non è neanche costretto a forzare. Ancora però tiro alto che ci prende al volo. Con Steven che a fatica si rialza per rientrare in campo. Diana, Ceci. E Kelvin, che oggi ragazzi è on fire, fa rientrare il mitico Sonny Maniero. Chi è Sonny Maniero? Sonny Maniero.
Sonny, il taglio possente, arriva in contropiede su Chiave ma non va. Sonny Maniero sta studiando per diventare Castello. Scusate, non lo faccio più. Giuro, giuro che era l'ultima. Era la prima e ultima. Io sono a favore dell'incastellamento comunque. E in ogni caso bisogna sempre rimuovere l'Imu dal primo Maniero. Vediamo Sonny Maniero, cosa farà Sonny Maniero. Nello spot di destra. Niente a fare. Eliminazione non so tra di chi, tra Steven e Kame. Sicuramente sono arrivati entrambi. È una bugia, vero? Ah, ok. Quarto set, Steven che voleva accelerare subito ma alla fine aspetta. Jackie, Vicky, brutte le spaziature ma vanno comunque. E Vicky elimina Stevie. La nemesi per quel giocatore. Stai dando veramente la nemesi, già back to back per lui. Tra questo e l'ultimo set. Sonny gira per Jackie, Jackie e Sonny. Botta possente di Kame. Che forse l'ha detto il compito prima, però era molto incerta. Alla fine in ogni caso è stata data buona la presa al volo. Jackie e Vicky. Ok. Kame, Steven, Vicky a reggere la situazione. Colpito. Tre palle per gli Alfa che possono sprigionare tutta la loro potenza di fuoco. Vanno quindi su Jackie che con difficoltà si mantiene in campo. Si mantiene in campo nettamente. Sì, vabbè. Pallone girato di là. Diana, Kame. Cinghiata doppia con Kevin che sbaglia. Quanto pare i tiri sotto i 99 km orari non riesci a prenderli, Kevin. È incredibile, incredibile questa cosa. Kame, Steven. La botta doppia! Oh! E Jackie ci ricorda che comunque ha delle buone mani, come detto precedentemente. Esatto. Esperte. Mani sapienti. Sapienti. Jackie, vediamo se ha messo a posto quel tiro da fermo un po' alto. E infatti l'ha messo a posto. Arriva la botta doppia. E Jackie sbaglia. Rimane soltanto Sonny in campo. Sonny. Arriva la botta doppia. Il contropiede di Sonny. Preso nel polpaccio. Ma chi l'ha visto? Si chiede un po' a tutti cosa ne pensano. Sono curioso perché non so, io. Vabbè, lascia stare. Jackie e Vicky. Arriva la botta di Jackie. Steven che ci mette proprio neanche le ultime falangi, meno le unghie proprio, la punta delle unghie. Ceci che gira per Kame. Succede un po' dubbiosa, ma alla fine il passaggio avviene. Kame a gestire. L'errore di Kame. A questo punto partita che si mette su un piano più favorevole per i Pitbulls. Botta del solo Sonny. Palloni però resta lì. Sonny, Vicky. Alla fine vai solo Sonny, basso. Terzo pallone che si ferma, alla fine viene girato per Sonny. Cinghiata di Vicky con Diana che prende al volo sul collo. La Gozza's Cage. La classica Gozza's Cage. Infatti abbiamo visto Axel qui impazzire. Che sì. Zona è ancora andato via. Ah, è là, ok, infatti l'abbiamo visto che è impazzito. Ricordiamo leggenda con numero 99, vero? Il Kamak. Botta tripla con la Cici che viene eliminata. Il ringhio dei Bulls, dei Pit Bulls. Errore mio. Steven e Diana proveranno a sganciare la doppia. Ma prendine una. E qui Steven, non lo so, ho sentito il discorso con Diana, sembrava contorta, alla fine ha avuto ragione lui. Botta doppia con Kelvin che, come diceva Harry, può prendere solo tiri sopra i 98 orari compresi. Compresi. Infatti mi ha fregato così. Maggiore o uguale. Sonny preso dalla seconda linea, questo è un set vinto dai Pitbulls con davvero molto molto carattere. Quinto set. Mancano 2 minuti e 56 secondi. Sesto set.
1, 2. Com'è il sesto set? Sì, penultimo. Ma di cosa parli? È il quinto? Vabbè, comunque non importa. Sonny, Vicky, cinghiata doppia su Kame, abile a prendere al volo la palla alta. La palla bassa però lo ferisce a morte. Steven, Diana, Sonny, bellissimo il taglio per attaccare Steven, ma poi ci ripensa. Kelvin e Sonny in connessione, Steven, la cinghiata su Sonny e alla fine va Kelvin da solo. Perché? E se la fa prendere al volo da Steven che poi sgancia la canapa in salto, bello, bello, davvero bello. L'esecuzione era molto bella. Steven e Kame, la vogliono chiudere in fretta, la botta doppia. Colpito. No? Ha pestato comunque. Ok, Jackie viene salvato da... dalla campanella. No, qua non c'è. Una palla. Qua non c'è. Secondo me è stato in basso, lui sta uscendo. Sai che scuola? Ma in ogni caso secondo me ha pestato. Non credo. No. Red ci ha guardato. Quindi dove era? Vabbè. Jackie, giri il pallone di là per Steven. Brutto il controllo di Steven. Il passaggio di Kame pure. Alla fine vanno con delle spazzature schifose, ma sufficienti per eliminare. Ok, ultimo set di questa partita. Sonny e Vicky, arriva la botta di Kame, doppio tiro con, penso Sonny che elimina, ancora, Sonny e Vicky, connessione, botta del solo Vicky con Sonny che non l'assiste, ancora una volta, pallone girato sempre agli stessi interpreti, cinghiata di Kame con la botta doppia e Vicky che lo elimina. Dove hai iniziato? Uno. Non lo so. Sonny e Vicky. Bottone doppio con Diana che schiva in maniera davvero incredibile. Palloni girati là. Uno. Steven, cinghiata da sotto e doppio tiro abbastanza confuso che però non provoca danni ai risultati. Uno. Sonny da solo su Steven, con Diana che prova a salvare, non riesce. E ormai pesta. Sonny cavallo pazzo maniero, ho detto anche. Jackie e Vicky, alla fine Jackie forza il tiro, con Sonny dietro che non vuole provare. Kelvin, gira per Sonny. Sonny e Vicky, la botta da solo Vicky, mamma mia Diana, come voleva provarla. Sonny, ancora grande pressione, alla fine lo attaccano. Tre palle per i Pitbulls, che dovranno gestire bene il loro tentativo d'attacco. A fine tiro triplo. Quindi non chiudere subito, ok? Set ben condotto dai Pitbulls che poi si portano quindi sul 10-4, risultato finale di questa partita. Ovviamente contro gli Alpha era difficile poter invertire il pronostico iniziale, però hanno comunque dimostrato un certo spirito.